Ha inviato una nota PEC al Presidente del Consiglio e al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale per sollecitare le procedure atte a rendere da subito operativa la ZES Ionica. Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borraccino. È noto che l'Italia ha adottato questo strumento per dare al Mezzogiorno in particolare, ma a tutto il territorio nazionale, una boccata di ossigeno all'economia. Borraccino riconosce dunque la positività dei finanziamenti ad oggi deliberati, quali i 250 milioni. Tuttavia, sempre ad oggi, restano inevase alcune fondamentali richieste di chiarimento già inviate al governo centrale, dice. Esse riguardano il ruolo del comitato di indirizzo circa la verifica, riguardo a ciascuna impresa, dell'avvio del programma di attività economiche, la tempistica prescritta al comitato per proporre la perimetrazione delle zone franche doganali. Richieste, spiega, che riguardano il ruolo del comitato di indirizzo circa la verifica, riguardo a ciascuna impresa, dell'avvio del programma di attività economiche, la tempistica prescritta al comitato per proporre la perimetrazione delle zone franche doganali che pare troppo stretta e la possibilità di escludere dalle aree ZES quelle interessate dal sistema viario, onde riutilizzarle per ampliare e razionalizzare le aree logistiche previste. Si tratta dunque per Mino Borraccino di sciogliere alcuni nodi burocratici, apparentemente di minore importanza, ma che nei fatti possono ritardare gli obiettivi.